Ben ritrovate a tutte e a tutti a questo terzo e penultimo video della miniserie dedicata al servizio di Cloud Cofr, nel quale vi voglio elencare e presentare qualche operazione che ho deciso di mettere sotto la categoria operazioni avanzate, ovvero quelle operazioni che si possono fare con o sul servizio cloud di Cofr, ma che, come dire, non fanno parte, delle operazioni comuni. Ecco, diciamo che per comuni intendo utilizzare l'interfaccia web che abbiamo visto nel video precedente, o impostare le opzioni del client, come abbiamo visto sempre nel video precedente, eccetera, eccetera. Queste sono cose comuni, l'utilizzo, chiamiamolo, normale, standard. Oltre a queste operazioni, un piccolo passettino in più, ci sono appunto delle operazioni o delle funzionalità che si possono impostare rispettivamente e utilizzare per ottenere quel qualcosina in più che nell'uso appunto standard normale non è raggiungibile, diciamo, non è utilizzabile dall'interfaccia normale. Ecco. La prima operazione che vi ho descritto in questo articolo che accompagna anche questo video è lo streaming di audio e video non riconosciuti dall'interfaccia web. Cosa significa questo? Che l'interfaccia web allo stato attuale, sto parlando sempre dello stato attuale perché poi il futuro, diciamo che questa piattaforma, così come le concorrenti, evolvono sempre, ecco, quindi aggiungono funzionalità nel tempo. Diciamo che allo stato attuale l'interfaccia web riconosce direttamente all'interno, insomma, di questo portale web alcuni tipi di file audio, alcuni tipi di file video, ma non tutti. Riconoscere direttamente vuol dire, tipo, ecco, questo file immagine, per esempio, ecco, riconoscere direttamente vuol dire mostrarlo, mostrare il contenuto, aprire questo file immagine e mostrarvelo nell'interfaccia web stessa di Cofr. Quindi non viene scaricata l'immagine sul vostro PC, non viene fatto niente, ma tra virgolette in streaming direttamente integrato nell'interfaccia web vi mostra questa immagine, perché un file di tipo JPG è riconosciuto direttamente nell'interfaccia web. Così come sono riconosciuti per esempio i classici MP3, quindi se voi avete salvato sul vostro spazio disco cloud, in cloud della vostra musica, per dire, se i file sono in formato MP3, fra altri, potete ascoltare la musica direttamente facendo clic sui file audio, diciamo così, direttamente qui sull'interfaccia web di Cofr, e in streaming, quindi in trasmissione diretta, voi sentirete i vostri file audio della musica. Così la stessa cosa anche per i file video. I file MP4 video, per esempio, formato MP4, sono riconosciuti direttamente nell'interfaccia, quindi se fate clic su un video di formato MP4 vi verrà mostrato, diciamo, in un'interfaccia simile a questa, ecco, con uno sfondo scuro e il video qua in mezzo che viene eseguito, viene mostrato in streaming, quindi direttamente dal portale web senza scaricarlo localmente. Altri formati video e anche audio non sono al momento riconosciuti come MKV, Matrosk, eccetera, non sono ancora riconosciuti. Allora, ecco che questa operazione avanzata di streaming vi permette, diciamo, di, come dire, di sfruttare il sistema streaming, di forzare comunque lo streaming dal portale web in modo, cos'è il guadagno di questa operazione, il valore aggiunto, in modo che da evitare di dover scaricare in un'operazione preventiva il video per poi guardarselo sul proprio PC. Lo streaming che è diretto, diciamo che scarica e vi mostra nello stesso tempo il contenuto del video. Ecco, ho caricato qui, giusto per farvi un esempio, un video in formato Windows Media Video, VMV, che non è riconosciuto. Quindi se faccio clic, cosa succede? Il portale web,
di Kofre reagisce scaricandolo, vedete, me l'ha scaricato perché non sa cosa farsene, per lui è un file come un altro file qualsiasi, di testo o che ne so io, e ve lo scarica per permettervi di guardare questo video che lui non riesce a gestire. Tuttavia, appunto, si può, come ho descritto qui, tutto per bene, quindi come dico sempre in questi video, prendetevi il tempo poi di leggere le istruzioni in questo articolo che vi lascerò nella descrizione del video stesso. Come si fa? Semplice. Adesso ve lo mostro rapidamente, poi i passi uno per uno li avete descritti qui. Comunque, si crea un link, come se voleste mettere a disposizione questo video anche ad altre persone, copiate il link che viene creato. Lo create, quindi questo file adesso ha un link che, se conosciuto, può essere acceduto anche da chiunque conosca quel link. Quindi ho fatto Ctrl-C, poi aprite il vostro lettore multimediale che può essere VLC, così come Totem, in questo caso video nel mio sistema Ubuntu. C'è un'opzione, non apri un file locale, ma ops, apri posizione. Ecco qui, scusate, ho saltato un passo, ops, troppa fretta. Prima di tutto devo aprire quel link in una scheda a parte sul browser in modo che mi presenti l'interfaccia standard per scaricarmelo il file video, ma io non voglio scaricarmelo, ma voglio usare lo streaming. Cosa faccio? Tasto destro sul pulsante Save, non sinistro, quindi non lo clicco, copio l'indirizzo link. Vado sul mio lettore multimediale, apro posizione, ecco che me l'ha già messo, questo è l'indirizzo link che ho copiato, faccio apri e a questo punto, ok, è un video divertente con un orso bianco, insomma, che si trascina sul ghiaccio, vabbè, è vecchissimo questo video, comunque l'esempio l'avete capito, non ho dovuto scaricare il video con questo sistema del link. Basta aprire il link in una scheda del vostro browser a parte, tasto destro sul pulsante Save invece di usarlo, impostate questo link nel vostro lettore multimediale e potete fare lo streaming, ovvero non dovete scaricare. Questo è un video cortissimo di pochi kilobyte, se non erro, vediamo un po', 274 kilobyte, è veramente piccolo, ma se fosse 200 mega questo video, ecco che diventa pratico lo streaming diretto, quindi non perdete tempo a scaricarlo, ma ve lo guardate. Ok, ve lo guardate in streaming. Questa è una operazione avanzata, nel senso che Cofre appunto offre il riconoscimento di alcuni formati audio, video, multimediali, ma non di tutti. Ecco, se alla fine poi non vi interessa più lo streaming di questo video, potete sempre ovviamente eliminare il link per non più condividere questo file. Fatto, e siamo tornati al punto di partenza. Questa era la prima operazione avanzata che vi ho voluto proprio mostrare direttamente in questo video, praticamente cosa vuol dire, come funziona. L'ho fatto rapidamente senza spiegare più di tanto, l'avete comunque qui passo per passo. Ecco, può sempre venire buono in ogni occasione. Poi la seconda operazione facsimile di quella di prima, un po' sullo stesso genere, perché sfrutta sempre un link collegato a qualcosa, un oggetto salvato sull'area cloud, è ottenere il link diretto ad un'immagine nel cloud. Ecco, questo cosa permette di fare? Dunque, se io creo un link per un'immagine, prendiamo pure questa, quindi faccio la stessa operazione di prima, creo il link, eccolo qua, l'ho creato, vedete qui c'è il simbolino del link. E ho dimenticato di copiarlo ancora una volta. Copio il link, faccio incolla e vai esattamente come prima, e mi si ripresenta l'interfaccia standard per scaricare questo file. Mi mostra un'anteprima dell'immagine, mi dà il nome del file e il pulsante Save per scaricarla. Però se io ho questa immagine, volendo sfruttare il portale web di Cofre come fonte di immagini per innestarle in altri siti, che ne so, il mio blog, la mia pagina Wiki o quello che è, ecco che
ho bisogno solo dell'immagine, non di questa pagina formattata con il logo di Cofre, eccetera. Non va bene, io ho bisogno del link solo che punti solo all'immagine. Ecco. Per esempio, vediamo un po', per esempio, giusto per capirci, ecco, nella mia pagina Wiki qui di Ubuntu, che appunto ho creato nella struttura Wiki di Ubuntu parecchio tempo fa, ci sono alcune di queste immagini che io mi sono creato in questo modo, mi sono preparato in questo modo sul mio spazio cloud di Cofre, ho assegnato un link a ciascuna immagine e poi ho fatto in modo di poter usare direttamente le immagini senza tutto questo contorno della pagina delle immagini. Ecco, qui il principio è identico, quindi si estrae il link diretto all'immagine e poi potete innestare, inserire nelle vostre pagine del vostro sito, del vostro blog, del vostro appunto pagine Wiki, potete innestare questi link che puntano direttamente all'immagine. Ecco, quindi non questo link diretto creato su Cofre, ma come abbiamo visto prima, tasto destro, copia il link e avete l'indirizzo diretto all'immagine. Quindi è semplice anche questo metodo per poter sfruttare il sito web di Cofre come fosse un vostro sito sul quale caricate le vostre risorse audio, video, immagini, eccetera. Quindi potete sfruttarlo direttamente in questo modo. Anche questo è descritto qua in questa seconda operazione cosiddetta avanzata. La terza operazione avanzata è quella più tosta, come dire. Secondo me è la più tosta, anche perché vedete che ho scritto qui e mi raccomando, leggetelo bene. Attenzione, operazione delicata, fatelo a vostro rischio. Usare solo se si sa cosa si sta facendo e se davvero è necessario. Questo c'è scritto, tutti gli avvisi necessari. Se fate pasticci, non date la colpa a me perché vi ho avvisato in tutti i modi. Qui nella descrizione di questa operazione avanzata c'è scritto in lungo e in largo di fare attenzione. Potete farla, funziona perché io stesso l'ho applicata e funziona da mesi, ma con tutte le attenzioni del caso. Quindi, detto questo, fatto questa premessa, di fare attenzione, questa operazione avanzata consiste nel permettere al client di Cofre di gestire anche le cartelle nascoste per la sincronizzazione. Questo perché? Perché per esplicita scelta dell'azienda Cofre, dall'interfaccia grafica del client, quello che abbiamo visto nel video precedente, non si può fare. Cioè le vostre cartelle nascoste sul vostro file system, che per quanto riguarda i sistemi Linux, come sapete, sono quelle che iniziano con un puntino come primo carattere del nome delle cartelle, quindi non le vedete normalmente se voi navigate nel vostro file system. Queste cartelle normalmente, con l'interfaccia normale del client di Cofre, del programma che gestisce le sincronizzazioni, non le potete vedere e quindi non le potete sincronizzare direttamente dall'interfaccia grafica. Potete aggirare il problema seguendo questa guida che mi è stata data direttamente dall'azienda di Cofre, comunque sconsigliandomi di usarla oppure di usarla con attenzione, ecco, per vari motivi loro, però io ho diversi mesi che lo sto usando e funziona, non è che, diciamo che l'azienda, siccome ha scelto di non far gestire agli utenti le loro cartelle nascoste, perché spesso sono cartelle delicate di configurazione di programmi o di sistema, e quindi hanno preferito escludere una possibilità di far pasticci da parte dei loro utenti, quindi hanno detto no, le cartelle nascoste non le potete vedere, però c'è un modo, un trucco, diciamo così, quello che in inglese viene chiamato un workaround, un aggiramento di questa limitazione seguendo questi passi che vi ho messo qua. Ecco. Non ve lo spiego qui nel video perché appunto è un'operazione delicata da fare a vostro rischio. Se volete farlo, avete qui l'articolo con tutte le descrizioni del caso. L'ultima operazione
avanzata, tra virgolette una scoperta recente, non ho necessità di usarla, io quindi non l'ho applicata questa, al contrario delle prime tre non ho avuto modo di applicarla, però vi lascio la descrizione di cos'è lo scopo di questa operazione, quindi escludere dei file da una cartella sincronizzata che non si desidera archiviare. Ecco, quando voi attivate con il client di Cofre una sincronizzazione di una cartella, quella cartella è sincronizzata o tutta o niente se non è sincronizzata. Quindi una volta che attiva la sincronizzazione, Cofre carica tutto sul cloud, tutto quello che trova, file nascosti inclusi all'interno di quella cartella. Ecco, se però per un qualsiasi motivo determinate tipologie di file non volete che vengano sincronizzati perché non serve, perché è superfluo, perché per qualsiasi motivo, c'è un modo per creare un filtro cartella per cartella specifico per ogni cartella, in modo che il programma client di Cofre prenda in considerazione questo filtro e dica: ok, questo file lo ignoro e non lo carico nello spazio cloud. Qui c'è il link all'articolo sul blog dell'azienda Cofre dove viene spiegato passo passo tutto ciò che serve. Ecco, e questo è il link aperto, vedete, metodi avanzati per escludere i file dalla sincronizzazione. Ecco, ancora una volta è tutto in inglese, però lo ripeto ancora una volta, Google Translator, se avete problemi e difficoltà a capire il testo in inglese, vi aiuta con la traduzione. Qui è tutto spiegato, come si fa a creare un file di filtro in modo che determinati tipi di file non vengano sincronizzati, malgrado che quella cartella sia inclusa nell'operazione di sincronizzazione. Grazie a questo modo di impostare le cose, determinati file non verranno come se non esistessero. Ecco. Voilà, questa era l'ultima operazione che io ho messo nella categoria avanzate che si può fare con questo servizio di Cloud Cofre. Spero che anche questo video vi sia interessato o che qualcuna di queste operazioni vi stuzzichi o vi faccia venire la curiosità di provare questo servizio cloud di Cofre, e con questo concludo questo video e vi attendo al prossimo e ultima parte di questa miniserie. Ciao ciao!